Sì. Tutto bene. Tu come stai? Tutti i giorni sempre la stessa storia. Mi chiamano, mi chiedono come sto e poi iniziano a raccontarmi tutte le loro cose per ore, ore ed ore. Tutti vogliono parlare, raccontarsi, dirmi le loro cose e vogliono soprattutto consigli da Lady Kent. Devo fare qualcosa per poter aiutare tutti. Ci vorrebbe un segno. Ambrogio, per favore, vai ad aprire la porta, vedi chi è. Cara, scusami, adesso devo chiudere. Hanno appena suonato alla porta. Sì, ci sentiamo più tardi. Sì. Ciao. Era il postino, ha portato una lettera per lei. Ambrogio, ma dov'è finita la sua divisa? Quando ho detto lei a spiegare che non mi chiamo Ambrogio, mi chiamo Turi e faccio puttonaro. Oh, è arrivata una lettera. Cara Lady Kent, ti seguo da tantissimo tempo, sia sui social che nei tuoi spettacoli. Sono molto affascinata dalla tua personalità. Oh, ma grazie. Ed è per questo che ti scrivo, perché ho un problema e spero tanto che tu possa aiutarmi. Sì. Se posso, certo. Sono una ragazza romantica in cerca dell'amore, ma sono molto confusa sulle relazioni. Non riesco a capire quando si è dentro ad una relazione. Ho conosciuto un ragazzo, ci siamo baciati, siamo andati anche oltre, ci sentiamo tutti i giorni, ma lui dice sempre che non siamo fidanzati, che ci stiamo solo frequentando. Ma allora quando è che si è dentro ad una relazione? Lady Kent, ti prego aiutami, non ci capisco più niente. Firmato Trottolina Amoroso 89. Oh, Trottolina Amoroso 89. Ma se lo ricorda, Ambrogio, com'era bello una volta, quando c'era il corteggiamento, ti consegnavano la letterina con scritto ti vuoi fidanzare con me, sì o no? Io ne ricevevo sempre tantissime. E lei, Ambrogio, le scriveva le letterine? No, le letterine no, però facevo delle citofonate abbastanza brevi. Scinne che dai a parlare. Inquietante. Ma che cosa è successo? Ma come mai si è perso il senso delle relazioni? Oramai questi rapporti sono diventati un mordi e fuggi e nessuno vuole più impegnarsi. C'è un'emergenza. Dobbiamo rispondere a Trottolina Amoroso 89 e a tutte le persone che si trovano nella sua stessa situazione. E quando un'emergenza chiama, Lady Kent risponde. Vado ad indossare la prima cosa che capita e corro in soccorso. Ma quando mai? Minimo ci vogliono 2-3 ore. Ambrogio, ho messo la prima cosuccia che ho trovato. Ha preparato la limousine? Sì, la limousine, cioè siamo camotte, bla. Vabbè, non ha importanza, andiamo. Oh, si alzi, Ambrogio! Guarda, duri. A gran gai. Esiste ancora il corteggiamento ai giorni nostri? Secondo me no. Sì. No. Secondo me sì, invece. Oggi si va subito al sodo.
Per me è molto diverso. Una volta magari c'era quell'accorteggiamento, quella cosa, si andava sotto casa magari a guardare, adesso non c'è più, adesso è finito tutto. Sì, penso di sì. Mio figlio è un giovane, un adolescente, e ama ancora questo corteggiare, regalare alle ragazze, quindi sì, direi di sì. E lei sua moglie l'ha conquistata con un bel corteggiamento? Beh, no, non è nel mio stile. Come? Niente corteggiamento? No, avventure più che corteggiamento. Ma oggi si usa ancora corteggiare oppure è più una cosa del passato? Francamente credo che non esista più il corteggiamento. Più raro. Ma lei l'ha corteggiata a sua moglie per conquistarla? Inizialmente sì, però ora diventa tutto naturale, senza che vada a sé. Va. Secondo lei c'è ancora voglia di impegnarsi in una relazione o un po' meno ai giorni nostri tra i ragazzi? Sì, sì, ce n'è tanta. Specialmente che faccio questo lavoro qui, che sono gioielliere, ho visto molta differenza, molte proposte di matrimonio. C'è sempre voglia, c'è meno possibilità, però la voglia sotto sotto c'è. Al momento secondo me si ci può impegnare se si trova la persona giusta. Però è un po' ormai come gli smartphone, si cambia molto velocemente. Questo che stiamo affrontando adesso, no, c'è voglia, cioè da parte nostra c'è voglia di conoscere i ragazzi, di farci cercare e magari di iniziare una relazione seria. C'è la voglia, solo che è difficile trovare le persone giuste con cui instaurare questo rapporto proprio. Quindi si sono un po' persi i valori di rispetto e amore nelle relazioni? Fanno perdere questi valori, guarda. Non è che non c'hai più la voglia di fare le cose serie, solo che magari ti impegni, perdi tempo, rovini i sentimenti e poi devi ripartire da capo. Per me sì, anche lei, ma la settimana scorsa aveva il fidanzato, ora non ce l'ha, allora per quello lei è un po' sfortunata. No, non si è sfortunata in amore. Mordi e fuggi. Secondo me c'è ancora tanta tanta voglia di innamorarsi. Va bene per domenica alle 11? Per che cosa? Ci sposiamo. Lisa, ma tu lo conosci? Cosa vuole questo? Taci tu. E allora? No. Non ho capito bene l'ultima parola. Ho detto no. Perché? Senta, la mia ragazza ha già dato la sua risposta, quindi se ne vada. Zitto tu. E vuoi sapere perché no? Perché non mi hai mai detto una cosa. Che cosa? Che mi ami. Beh, era evidente. No, e voglio sentirtelo dire qui, davanti a tutti. Siamo un po' in troppi. Dillo. Yeah. Più forte. Ti amo. Più forte. Ti amo. Più forte. Ti amo. Più forte, non ti sento. Ti amo! Di avere delle relazioni profonde, nonostante si dica magari il contrario spesso, per evitare di soffrire o rimanerci male in qualche modo. Quindi credo che abbiamo tanta voglia di avere delle relazioni appunto profonde e durature. Però sicuramente, per esempio, io sto vivendo una fase della mia vita in cui ho appena chiuso una relazione, quindi ho voglia di essere libera, di fare le mie esperienze senza dover tener conto della libertà altrui, perché comunque è normale che se eserciti la tua libertà poi vai a ledere un attimino anche quella dell'altra persona, della coppia. Ma i social hanno aiutato oppure un pochino hanno danneggiato l'instaurazione dei rapporti? Hanno danneggiato la restaurazione dei rapporti, no. Perché? Perché c'è chi purtroppo con i social interrompe una relazione d'amore da tanti anni.
Ma perché è facile incontrare tanta gente sui social, è facile conoscersi, è facile incontrarsi e pensare che sia la persona giusta e quindi è facile cambiare. Adesso ti cerco sui social e magari non ti vengo a cercare, magari ti vedo in un locale, penso che sei carina. Scrivono e poi invece non concludono mai. Di sicuro non hanno aiutato, per niente, assolutamente. Veramente i social... Cioè, i social ti danno, cioè, sono lo strumento che praticamente ti aiutano di uscire fuori quello che veramente sei tu dentro, cioè magari il traditore che cerca sempre a destra e a sinistra, quindi è più facile. Quindi insomma hanno aiutato a danneggiare, però ci aiutano a scoprire le cose, le magagne nascoste. Delle volte sono un incentivo, delle volte un limite, perché comunque poi è difficile passare dalla realtà dei social a quella vera effettivamente, quindi magari quando ci si trova a guardarsi negli occhi delle volte si trova un attimino in un blocco, però può essere un buon modo per conoscere le persone. Perché magari uno scrivendosi sui social si tende un pochino a idealizzare questa persona e poi magari nella realtà quando la si incontra, ecco, è una persona totalmente differente. Assolutamente sì, delle volte noi stessi tendiamo ad idealizzarci e dunque voler proporre una personalità, comunque una immagine di noi stessi molto diversa da poi quella che è la realtà. Hanno aiutato ampiamente, diciamola tutta, hanno favorito. Hanno danneggiato tutto purtroppo. Bisogna saperli gestire, possono diventare anche un inganno. Anche un inganno, quindi sia un alleato che un inganno. Come tutte le cose, diciamo, hanno due lati di una medaglia, ecco, diciamo. Aiutano, sì. Ah, i social aiutano. La gente più facile. Più facile. I ragazzi ancora corteggiano oppure no? No, non è lo stesso con i film. No, già no, non è lo stesso. Non è come nei film. Puoi immaginare, avevo il cuore in gola, sembrava un film. Ma quando è che uno può dire sono fidanzata, sono dentro una relazione? Perché tante volte ci si esce, ci si frequenta, ci si bacia, si va anche oltre, ma non si è fidanzati. Quando si condivide la famiglia, si condividono le passioni in comune, gli spazi in comune, sì, e anche i difetti. Ragazzi, questi giovani d'oggi hanno le idee ben chiare. Non hai sempre quel dubbio fin quando non parli magari con quella persona. E quindi quando è che si è dentro una relazione? Ma credo quando ci siano i sentimenti, per me già c'è una relazione in corso, quindi... Si mette in chiaro fra due persone, se no non lo capirai mai tu se da un ragazzo non ti mostra l'interesse. Ancora così, c'è chi ci crede ancora e ancora è così. Non tutti, ma qualcuno c'è. Allora lei me lo dà un bacio? Signora! Io esco con un ragazzo, mi bacio, sono fidanzata? No. Se ci faccio sesso, sono fidanzata? No. E quindi quando è che si è dentro una relazione, arrivati a questo punto? Quando senti un sentimento, quando si crea un legame, quando magari ti ispira di uscire le cose migliori che c'hai dentro. Credo quando il rapporto diventi bionivoco, dunque entrambi ci si ritiene in una relazione senza magari bisogno di dirlo, però è normale che se esco e non vedo altri ragazzi all'infuori di quella persona che amo, credo che là si possa dire di essere effettivamente innamorati e dunque in una relazione. Il fidanzato lo potrebbero anche cancellare dai 50, dai 45 in su, si può cancellare proprio dal vocabolario. Funziona fino, ma anche meno, no, funziona fino ai 25, ecco. C'è più il fidanzamento. Esiste la coppia di fatto, subito, appena si conoscono. Secondo me invece sono casi e casi, per me. È chiaro, secondo me, è chiaro. Ci sono le eccezioni, ma la regola qual è? A 15 anni già abbiamo finito. Ci sono, comunque, sono dei casi, ma come dice lui. Non è, anzi, io critico il mio periodo. Quando per avere un piccolo rapporto c'era da fare il matrimonio. Oh, Romeo. Perché sei tu, Romeo? Rinnega tuo padre e rifiuta il tuo nome. O se non vuoi farlo, basta che giuri di amarmi e non sarò più una Capuleti.
Oppure come me, per esempio, io ho dovuto stare, sono dovuto stare 7 mesi fidanzato in casa senza uscire. Senza uscire perché i miei suoci erano così. Io sono uscito con mio socio, la mia suocera, a passeggio con mia moglie. Con la coda. Quindi oggi siamo 40 anni di matrimonio. Con la coda. E 40 anni fa io per uscire con la mia allora fidanzata. Dietro di me mio padre e mio socio. Ma questo, ma non pensa che adesso invece un pochino si sono persi questi valori di amore e di rispetto? C'è l'eccesso prima e c'è l'eccesso adesso. Oggi il concetto della relazione è globale, quindi si ha più possibilità di scegliere. La parola fidanzati è un po' fuori moda. Cosa si dice ora? Amici, compagni. Ma proprio fidanzato no. Prevale l'usa e getta. Purtroppo sì, confermo. I social hanno aiutato? Scombinato. Social, tutto ciò che è mordi e fuggi come internet, cioè prendi oggi e domani non c'è più niente. Purtroppo la mente si abitua a questa velocità. E i valori non si sedimentano, ecco. E anche quando si fa sesso si continua a non utilizzare la parola fidanzati? Dipende dopo quanto tempo si sta insieme, come si basa la relazione e tutto. C'è più una relazione che un fidanzamento. Non esiste più il bouquet che si porta in famiglia, no, passato di moda. Guardi, come l'esperienza nostra, che è già da 32 anni che siamo sposati, quindi c'è la consapevolezza di che l'amore c'è, esiste e una relazione duratura, quindi. E datevi un bacio, dai, datevi un bacio, un bacio, un bacio. Yeah! Ambrogio, abbiamo veramente ascoltato tantissime opinioni, ma adesso dobbiamo rispondere a Trottolina Amoroso 89. Lo sai che cosa penso? Che quando una persona è interessata a te, dentro di sé lo sa già e non perde tempo in chiacchiere, ma si fidanza! E poi gli psicologi dicono che bastano solo 2 minuti per capire se una persona ci piace veramente. E poi il proverbio dice che l'amore è come la tosse, non si può nascondere. Sì, vero è. Se son fiori, fioriranno. Se son cachi. Ma no, Ambrogio, non si dice! E ricordate, se un dubbio vi assale, dillo all'edichente e tutto diventa normale.